Bene carissimi, intanto rinnovo il benvenuto a tutti i presenti, molto numerosi, vi ringrazio perché capisco che uscire fuori dopo cena, dopo una giornata di lavoro è un sacrificio, però direi che vale la pena farlo. E saluto anche tutti quelli che sono in ascolto. Proseguiamo la nostra catechesi giovanile con le tematiche che prendiamo da quei due libri. Uno è Scrivo a voi giovani perché siete forti. E l'altro è quello che è appena uscito, Decisi e forti nella fede. E l'altra volta abbiamo detto quali sono i due doni più grandi per cui ringraziare. Intanto ringraziare è importante nella vita, perché ovviamente ringraziare vuol dire che riconosciamo che se esistiamo è perché qualcuno ci ha fatto esistere. Come minimo dobbiamo ringraziare i nostri genitori. Ma anche i genitori non è che ci hanno fatto loro. No. Una giornalista mi aveva fatto una serie di domande in questi giorni, perché in seguito alle cuffie d'oro e poi i giornali. E allora fra le domande mi ha detto, ho fatto questa domanda. Insomma, lei ha qualche rimpianto nella vita, qualche rimpianto, qualche cosa che le manca nella vita? E puntini, per esempio, non avere dei figli, no? Io ho risposto, papale, chi ha Dio ha tutto e manca di niente. Per quanto riguarda i figli e le figlie, non conto più quelli che Dio mi ha dato, che sono a migliaia disseminati ovunque, fra quelli che appunto ascoltano Radio Maria. E ora uno dice, vabbè, ma che figliolanza è quella? Come che figliolanza è quella? Questa è una figliolanza né più né meno tanto importante quanto quella fisica, perché non bisogna dimenticare che i genitori, non è che voglio declassare i genitori, però sono anche ovviamente quelle riflessioni che ci fanno capire che siamo creature. Cioè un genitore non può dire questo figlio è mio nel senso che l'ho fatto io, oppure due genitori non possono dire facciamo un figlio, cioè significa non percepire la realtà. I genitori sono, secondo qualche insegna la filosofia antica, sono cause strumentali, cioè i genitori sono lo strumento attraverso il quale Dio coopera, cooperando con Dio, mette al mondo delle creature, ma quei figli prima di tutto appartengono a Dio. Prima di tutto appartengono a Dio, il quale fra l'altro ha creato l'anima immortale. E i genitori hanno cooperato dando il corpo. Ciò evidentemente non vuol dire che i genitori non possono dire mio figlio. Certo che possono dire mio figlio, tant'è vero che la Madonna non c'è messaggio in cui non dica mio figlio. Quindi certamente, però anche sul piano, diciamo, spirituale, si hanno figli e figlie. Tutti possono avere molti figli e molte figlie, oltre a quelli naturali, oltre a quelli adottivi. Quelli che tu sei strumento per generarli alla fede, che è una vera e propria nuova nascita. La fede è veramente una nuova nascita. Allora, dicevo, chi veramente... se guardiamo, se abbiamo la grazia di vedere le cose sotto l'occhio della fede, abbiamo tutto un modo diverso di capire e di concepire, per cui vediamo tutto nella luce di Dio e vediamo tutto, diciamo, come Dio vede le cose, così le vediamo anche noi. Cioè noi dobbiamo cercare, grazie alla fede, di vedere le cose come le vede Dio. Allora, abbiamo detto ci sono due motivi per cui ringraziare. Ringraziare perché intanto esistiamo perché Dio ci fa esistere. Attenzione, non è che esistiamo perché Dio ci ha fatto esistere. Anche questo è un concetto da tenere ben presente, cioè Dio ci fa vivere in ogni istante, cioè ci sorregge nell'essere, ci fa vivere, lui vuole che noi viviamo, se la sua volontà non ci sorreggesse, noi cadremo nel nulla. Noi costantemente siamo chiamati in vita da Dio, cioè Dio creatore
mi crea dal nulla continuamente, cioè mi sostiene nell'essere, perché noi non siamo causa di noi stessi, tant'è vero che anche se non abbiamo voglia di morire, prima o poi moriamo, perché? Perché la vita appartiene a Dio, non appartiene a noi, quindi ringraziamo perché Dio mi chiama all'essere continuamente con un atto di amore, non è che una volta che, come fanno per esempio... l'uomo è fortunato perché quando nasce fino a 40 anni corre dietro la mamma, quindi ma, a me ha colpito molto per esempio vedendo un documentario, no? Che dell'Africa, mi tocca raccontare queste cose perché vedo che ci sono i bambini qua e là, no? Un documentario dell'Africa, sono gli gnu, no? Sono una specie di bovini ma velocissimi, vanno a branchi e devono essere molto veloci perché i leoni li inseguono. Allora, quando una mamma fa il piccolino, capito? Quello nel giro di un minuto deve uscire fuori, alzarsi e mettersi a 100 all'ora, perché se no il leone lo prende. Cioè, gli animali non hanno tanto bisogno di dipendere dai genitori, se la cavano subito per conto suo, la natura è molto provvida in questo senso, però voglio dire che non è che uno mette al mondo un figlio poi quello va avanti, no, quando si tratta di Dio, Dio ci chiama continuamente all'essere, per cui io devo ringraziare ogni momento dicendo: Signore, ti ringrazio perché mi fai esistere col tuo amore davanti a te. Io esisto perché tu mi tiri fuori dal nulla e con un atto d'amore mi fai esistere davanti a te. Questo è un modo di ringraziare che nel quale tu riconosci la tua verità, quello che tu sei, cioè sono una persona che da solo non può esistere e che tu esisti perché Dio ti fa esistere davanti a Lui per conoscerlo, per amarlo, per adorarlo, per servirlo. Questa è la vera consapevolezza che noi dobbiamo avere di noi stessi. Se invece noi, scusate, abbiamo la consapevolezza di che cosa poi? Cioè non sappiamo neanche che esistiamo, che Dio ci fa esistere, che siamo davanti a Dio, che la nostra vita è in questa grande luce, cosa pensiamo? Che siamo usciti fuori per caso, che non sappiamo perché stiamo al mondo e non sappiamo perché e dove andiamo a finire quando moriamo. Cioè abbiamo una non conoscenza di noi stessi. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo fare, proprio ringraziare che Dio ci fa esistere davanti a sé e capire questo nella vita, perché è importante, capire che nella vita qual è la cosa principale da fare, cioè qual è la cosa principale da fare nella vita, cioè la cosa principale da fare nella vita, sapete qual è? È conoscere Dio, è decidersi per Dio, è accogliere Dio. È scegliere Dio, è amare Dio. Questo è quello che conta nella vita. Questo è quello che devono fare tutti. Facendo questo, noi ci realizziamo. Perché? E se non facciamo questo, non ci realizziamo. Siamo come foglie staccate dall'albero che il vento sbatte qua e là. Non sappiamo neanche perché stiamo al mondo. Perché noi ci realizziamo davanti a Dio, accogliendolo, adorandolo, aprendoci alla conoscenza che Lui vuol donarci di sé, perché per conoscere Dio è impossibile da parte nostra, è Lui che svela se stesso, quindi entrare in questa comunione, perché ci realizziamo? Noi ci realizziamo perché Dio ci ha creati per sé, ci ha creati per Lui, a sua immagine, in vista di Lui. Per conoscerlo, amarlo e servirlo. Questo è quello che va fatto nella vita. Ma credetemi, tutto il resto, se non fate questo, tutto il resto serve a niente. Cioè, se non fate questo, tutto il resto serve soltanto per far campare l'uomo animale, cioè per sbarcare il lunario come tutti gli animali. Ma se uno nella vita non conosce Dio, non ama Dio, non sceglie Dio, la sua vita si sviluppa esattamente come quello di un animale, quindi nell'ambito della finitezza e nell'insignificanza,
alla caccia dell'effimero. Ma questa è veramente la situazione esistenziale di molti oggi che hanno perso la fede. Quindi questa è la prima cosa da capire, è questa, cioè capire che questo grande dono della vita, che noi lo realizziamo mettendoci davanti a Dio, accogliendo Dio nella nostra vita. Poi capire, è fondamentale capire, cioè qui bisogna spiegare l'ABC ai cristiani, perché dobbiamo ridiventare cristiani. Poi capire un'altra cosa, che la vita è un'occasione unica, figlioli cari, cioè non si ripete più, si vive una sola volta e il tempo della vita che tu consumi non ritorna mai più. A me questa cosa qui prima mi faceva un po' paura, adesso un po' di meno, perché in fondo dico al Signore, sì, d'accordo che intanto sono già campato abbastanza, insomma, però spero di campare ancora un po', dunque, no, non per me, non per voi, così mi torturo ancora un po', no? Ma, però, io capisco che, diciamo, il tempo della vita lo sprechiamo, eccetera, siamo soggetti a sbandamenti, amnesie, eccetera, eccetera, no? Però, alla fin fine, se uno arriva al termine della vita che ha la fede, ma guardate che avendo uno che termina la sua vita con la fede, tutta la vita che ha preceduto viene riscattata dall'effimero, viene riscattata dalla non significanza, viene rivalorizzata tutta quanta, che è una cosa meravigliosa. Ma guardate che la Madonna è arrivata a dire una cosa che lì per lì sembra che sia scandalizzante, no? Perché ha bensì detto che oggi molti vanno all'inferno. Però ha anche detto che se uno nella vita avesse anche compiuto peccati gravissimi, però si pente e riceve i sacramenti, la confessione e il viatico, la comunione, può andare direttamente in paradiso. Cioè, la vita è questa occasione unica, è un'occasione unica. E tu nel tempo della vita devi realizzare il motivo, il fine, la ragione per cui Dio ti ha creato. Cioè, per amarlo, conoscerlo, amarlo e servirlo, ma alla fin fine per amarlo. Cioè, questo è il motivo per cui stiamo al mondo. Cioè, conoscere Dio, amare Dio. Chi nella vita o si fa questo o la vita è buttata via e non ritorna più. Cioè, questa occasione unica non ritorna più. Quando è scaduto il tempo, guardate queste cose qui, devo far riflettere perché sono vere. Cioè, questa è la verità cristiana, qui non è la teologia. Cioè, la cosa vera è questa, che come muori, sei con Dio o senza Dio, così sei per tutta l'eternità. Se muori senza Dio, sei senza Dio per tutta l'eternità. Se muori con Dio, stai con Dio per tutta l'eternità. Ma allora noi dobbiamo in questa vita, già in questa vita, fare quello che bisogna fare, che poi è la più bella cosa che si possa fare, quella di aprirci a Dio così come i fiori si aprono al sole, dice la Madonna. Adesso mi rifaccio al messaggio che ha dato ieri, perché queste cose qui sono troppo belle. Cioè, vedo che la Madonna ieri nel messaggio ha parlato della fede, ha detto: la fede si vive nella gioia. Se la fede non è vissuta nella gioia, vuol dire che non è ancora, non so come dire, è ancora, diciamo, molto imperfetta. Cioè, la fede, adesso vedremo il tema di questa sera proprio, perché la fede si vive nella gioia. La fede si vive nella gioia in modo tale che tu, dando la fede agli altri nella gioia, anche loro possono gioire. Pensate che bello. Allora, non so quanti di voi vivono la fede nella gioia. Comunque, si vive la fede nella gioia quando uno è contento dentro. Chiaro? Cioè, questo è il punto. Guarda, io non sto lì a fare tante storie. Non stai a guardare tanti discorsi o tante, perché poi gli uomini, cioè, vedi subito se uno è contento dentro o non è contento dentro. Non è che chi non è contento dentro non sia, però se uno è contento dentro vuol dire che ha raggiunto quello che doveva raggiungere.
Se uno è contento dentro, vuol dire che attraverso la prova, le prove della vita che ci sono per tutti, è arrivato all'affidamento, a colui che dentro di te ti dà la pace e la gioia. Quindi interroghiamoci se siamo contenti dentro, perché se non siamo contenti dentro vuol dire che dobbiamo fare un lavorio dentro di noi, un lavorio, perché alla fin fine dentro di noi, nella fede, chi è che viene? Gesù Cristo. Se uno che ha Gesù nel cuore e non è contento dentro, vuol dire che c'è qualcosa che separa il tuo cuore da Gesù Cristo. E che tu devi superarlo, devi lavorare. Sarà il peccato, sarà tutto quello che noi accumuliamo, perché poi dentro di noi, nel nostro cuore, c'è di tutto. Molte volte anche le arrabbiature con Dio, i rancori con Dio, le passioni, c'è di tutto. Se noi non siamo contenti dentro, perché tutto questo qui è impedito a Gesù di mettere la sua dimora in mezzo a noi. Allora, adesso vi ho detto, la vita è un'occasione unica, meglio darsi da fare alla svelta. Cioè, voglio dire, ragazzi, vi dico una cosa molto semplice. Voi credete che dopo che vanno stufato con il catechismo, come dite molti, eccetera, poi i genitori che vi mandano la messa, eccetera, 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 dopodiché finalmente basta con Gesù Cristo, basta con la Madonna, basta con la Chiesa, basta con la confessione, basta qua, basta. Voi credete che siete contenti? Per carità, siete al guinzaglio del diavolo, il quale è il nostro nemico e non vi dico dove vi porta. Vi porta a rovinarvi in poco tempo. Allora, quello che io voglio dire è questo, no? Che ciò che ci rende contenti dentro, ciò che ci fa felici, è incontrare Gesù nella fede. Cioè la fede. Di cosa vuol dire avere la fede? Avere la fede vuol dire, non so come dire, è una grazia, è una luce per cui tu scopri Gesù vivo nella tua vita. Questa è la fede. Cioè, Gesù vivo nella tua vita. Chi di noi qua, tutti presenti qui, non si è mai rivolto a Gesù Cristo vivo nella preghiera o nel pentimento dei peccati o per chiedere una grazia, non ha la fede. Cioè la fede, prima ancora di essere tutta una serie di verità di fede, le verità della fede sono importanti perché ci portano le verità della fede, ci importano a incontrare una persona, cioè la persona di Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante. Molti ragazzi, anche molti adulti, perdono la fede perché non hanno mai incontrato Gesù Cristo nella fede. Cioè, quando è che uno può dire di avere veramente la grazia della fede? Uno ha la grazia della fede quando scopre che Gesù è vivo. È vivo, è presente, è una persona come ognuno di noi lo è, una persona vera, anche se diversamente da noi, anche se è glorioso, però una persona vera, una persona che è non soltanto fuori di te, ma che è dentro di te. La fede ti fa questa scoperta, cioè tu incontri Gesù. Questa è la fede, cioè qual è il grande insegnamento che ci fa Papa Francesco, che è una persona illuminata da Dio ed è una persona che ha una grande esperienza di fede. Papa Francesco alla fin fine ha semplificato molto il cristianesimo riportandolo alla prima predicazione degli apostoli. Non è che quello che è venuto dopo non sia ottimo, per carità, i libri di teologia, tutto quanto, però alla fin fine cosa annunciavano gli apostoli? Gli apostoli annunciavano Gesù vivo. Loro avevano incontrato Gesù risorto, vivo, e annunciavano nella gioia Gesù vivo. E quelli che credevano erano tutti pieni di gioia. Leggete gli Atti degli Apostoli. Cioè, nella gioia annunciavano Gesù vivo, quelli che credevano erano tutti pieni di gioia. Ma perché erano pieni di gioia? Ma perché incontravano Gesù vivo, mica un fantasma, Cioè, non so se, guardate che io devo dire la verità, io non so quali gioie ho, io secondo me quali gioie ho avuto nella vita, non saprei. Cioè, alla fin fine, ma lasciano sempre tutti indifferenti.
Sì, sono stato, per carità, la gioia dell'ordinazione sacerdotale, ma sono tutte gioie soprannaturali, ma quelle umane, cioè, mi hanno fatto piacere, cioè, mi fa piacere polente e funghi, diciamo, ma... che è un piatto bergamasco, no? Però, voglio dire, per me le gioie della vita... Così è come polente e funghi, sì, una bella vittoria alla Champions, vabbè, d'accordo, ma o l'Italia che conquista, ma o la Ferrari, ma gira e rigira, poi le gioie più belle, sì, poi anche quelle, però alla fin fine, io devo, se io dovessi dire quali sono le gioie della vita, io sono quelle che provo ogni giorno quando riesco finalmente a raccogliermi un momentino della pace e... chiedere a Dio la grazia di aiutarmi a pregare, perché poi alla fin fine anche la preghiera è un dono di Dio. In quel momento lì in cui tu ti raccogli e chiedi a Gesù di far sentire la tua presenza, o chiedi alla Madonna di far sentire il suo amore materno, quelli sono quei momenti in cui ti entra una gioia che non esiste sulla terra. Questa gioia è una gioia celeste che si ha sempre quando si prega col cuore, ma perfino quando si è pieno di peccati. Perché tu sei pieno di peccati, ma dentro di te hai sentito il pentimento, il dispiacere, e dici a Gesù: mi dispiace per quello che ho fatto, mi dispiace, non lo voglio più fare, vado a confessarmi. Dopo che tu hai fatto questa preghiera, dentro di te senti una grande pace, che non avrai mai da nessuna parte. Ma guardate che queste cose qui non è che le può fare il Papa, un prete, una suora, no, qualsiasi persona, ma Dio è democratico, voglio dire, è l'unica banca che fa il prestito a tutti, perché, ma guardate, che qualsiasi persona, anche la più lontana, può fare l'esperienza della gioia di Dio, del suo perdono, ma questo noi lo vediamo nei Vangeli dove vediamo i peccatori, che vediamo Zaccheo che vende tutti i suoi beni, lo dà ai poveri, pieno di gioia, ma è una cosa incredibile, cioè voglio dire che l'esperienza della presenza di Gesù nella tua vita ti dà una gioia immensa. Una gioia immensa che molte volte è messa alla prova, poi ci sono altri dispiaceri, perché noi siamo molto carnali, perché poi quando c'è una croce di quelle facciamo fatica, ho visto che tutti quanti facciamo fatica e anche i santi hanno fatto le loro fatiche, però le hanno superate, Dio ci prova, ci pota, però... Quando non c'è la gioia, c'è comunque la pace. Perché anche la Madonna non sembra la gioia. Alcune volte sembra la pace, ma alcune volte è seria, è preoccupata. Dice: verso lacrime di sangue per ogni mio figlio che si perde nel peccato. Anche noi, la pace, Dio ce la dà sempre e molte volte ci dà la gioia. Perché? Perché Gesù, ma dico, non c'è nulla di più interessante di Gesù Cristo. Cioè io ho fatto i conti, per esempio a me non interessa viaggiare, perché ho detto, perché mi invitano anche a me le varie regole del mondo, però io alla fine vado solo a Međugorje, punto e basta. Allora, non vado, perché non vado? Perché non mi interessa. Perché non mi interessa, ma dico, cosa siano gli americani diverso da me, dico, diverso dagli italiani, parleranno inglese peggio che peggio, dico, no, non mi interessa, cosa vedo? Vedo il Colorado, ma pino una fotografia, per me è lo stesso, dico, cioè alla fin fine ho fatto i conti, non c'è nulla al mondo che proprio mi interessa da farmi muovere, ma anche le persone sì, le persone umane sono interessanti. Non si può dire di no. Cioè gli esseri umani sono interessanti. Sono interessanti. Gli esseri umani sono interessanti. Perché sono interessanti? È perché sono immagini di Dio.
non perché sono animali più sviluppati, perché se fossero animali più sviluppati vado nella giungla, allora che li vedo lo stato puro, scusate, e non con la cravatta. Quindi gli esseri umani sono molto interessanti. Perché sono interessanti? Perché hanno i pensieri molto elevati, hanno i sentimenti, fanno cose belle, hanno il coraggio, cioè gli esseri umani hanno profondità, hanno interiorità, capacità di amare, cioè gli esseri umani sicuramente sono interessanti. Difatti, quando non ci sono gli esseri umani, sentiamo la solitudine. È vero o non è vero? Sentiamo la solitudine e purtroppo né il cane né il gatto possono compensare la presenza di un essere umano. C'è niente da fare. È inutile che mi venite a dire, ma il mio gatto è più buono di mio marito. Sì, va bene, però voglio dire, tu che col gatto non puoi fare dei discorsi molto elevati, diciamo la verità. Quindi, però, ragazzi miei, che paragone c'è fra gli esseri umani e Dio? Ma chi è più interessante di Dio? Non so, io ditemelo voi. Ma Dio che si rivela in Gesù Cristo, ma chi può sostituire Gesù Cristo? Che è la sua presenza, il suo amore, la sua luce, lui che è la via, la verità, la vita, la pace, l'amore. Ma basterebbe un secondo di preghiera col cuore vera, che è, tu capisci che non c'è nulla di più grande, di più bello, di più vero, ed è qualcuno che non è che devi fare una, non so come dire, quale fatica devi fare per andare a conquistarlo, devi semplicemente raccoglierti in preghiera, ti racconti in preghiera, Dio è presente, ti racconti in preghiera, Cristo è presente, ma questa è la grandezza della fede. Cioè con la fede ti rende presente Cristo vivo. Se qui ci fosse qui ci fossero degli atei, guardano lì sull'altare e dicono, io mi ricordo una volta c'era un presentatore televisivo, non dico il nome perché è un personaggio, però è quello dei telegiornali, no? Che passa un po' di qua, un po' di là, non dico basta, mi fermo lì. Stai attento, proprio in diretta, gli sono andato in chiesa una volta, non si era passato lì, ma cosa fanno quelli lì, tutti vestiti da carnevale, così diceva del prete, cosa fanno quelli vestiti da carnevale, cioè un disprezzo, poveretto. Poi ci ho pensato, ma come il poverino non ha la fede, cosa vede? Per lui il prete è vestito da carnevale, cosa vuoi fare? Amen, voglio dire. Ma per noi che crediamo e guardiamo il tabernacolo, è tutta una cosa diversa. Noi che crediamo e guardiamo il tabernacolo, noi ci inginocchiamo, noi adoriamo, noi parliamo con chi sta nel tabernacolo. Perché? Perché noi sappiamo che c'è Cristo vivo, presente. Questa è la grandezza della fede. Per cui uno che ha la fede vede Gesù Cristo nella sua vita, nel mondo e nella vita del mondo e nella tua vita. Lo vedi presente da mattina a sera, sempre presente. Uno che non ha la fede non lo vede presente. È come se non vedesse il sole. È come se non ci fosse il sole nella sua vita. È un'assenza tremenda, tremenda. Allora, vi dico, ragazzi, voi con la fede avete avuto questa grazia? Perché molte volte la buttano via come se fosse la grazia di che Gesù Cristo è entrato nella tua vita, ti prende per mano e ti guida nel cammino della vita. E sai chi è Gesù Cristo? Guarda, non ti dico chi è, ti dico che è il figlio di Dio fatto uomo, ma per sapere chi è Gesù Cristo, devi, come tu una persona la conosci standoci insieme, condividendo la vita con lei, se no non la conosci, così Gesù Cristo tu lo conosci vivendo con lui, condividendo la tua vita con lui, facendo accompagnare da lui, parlando con lui, aprendoti a lui, lasciando che lui ti istruisca, ti guidi, ti insegni. Sia il maestro della tua vita, sia la guida della tua vita. Tu, quando capisci questo, quando questo entra nella tua vita, tu capisci il grande valore che hai e stai bene attento a non perderlo. C'è un ragazzo
che ha imparato a conoscere Gesù Cristo, ma lo può fare, guardate che già, se i bambini della prima comunione fossero preparati bene, come erano preparati una volta. Cioè adesso sembra quasi che non sanno neanche chi vanno a ricevere. Ma se la comunione è un incontro con Gesù Cristo, che tu ricevi nel tuo cuore, e ci parli con lui, diventa il tuo amico, perché anche i bambini sono capaci di capire l'amore della Madonna e l'amore di Gesù. Questa presenza diventa così importante che uno non l'abbandona più nella vita. Non l'abbandona più nella vita. Perciò noi dobbiamo chiederci se siamo riusciti nella nostra vita a far sì che, far sì che con la fede Gesù vivo sia presente nella nostra vita. Vedete, quindi la fede è una cosa molto semplice, cioè con la fede Gesù entra nella tua vita. Insieme a Gesù entra tutta la Santissima Trinità, cioè perché Gesù, chi vede me vede il Padre, Gesù ti manifesta il Padre, è il dono che ti fa il Padre del suo Figlio, con Lui puoi pregare il Padre e Gesù, il Padre e Gesù ti donano il loro amore che è lo Spirito Santo. Quindi tu con la fede entri già nel cuore della Santissima Trinità. Sei già nell'aldilà, o l'aldilà è già nell'aldiquà, è nel tuo cuore. Sei già, tu con la fede, sei già arrivato al fine, alla meta della vita, che è essere nel cuore della Santissima Trinità. Perché cosa credete che voi che sia il Paradiso? Il Paradiso vuol dire essere dentro Dio, in Dio. In Dio, essere partecipi della comunione eterna di Dio, quello è il Paradiso. Ma noi questo già lo viviamo qui sulla terra con la fede. Ma tu concretamente vedi la figura di Cristo, perché vedi nel Padre dello Spirito Santo, vedi Cristo che ti manifesta il Padre e ti dona lo Spirito Santo, è uno. E l'altro che tu scopri con la fede è la presenza di Maria. Maria viva oggi. Quindi la fede si rivolge a due persone concrete. Tu con la fede incontri due persone concrete, Gesù e Maria. Mi dicevo, appunto, rispondevo a un'intervista proprio oggi, scritta, no, ieri sera ho finito. Diceva, ci spieghi che differenza c'è fra Gesù Cristo, Confucio, Buddha, Maometto, eccetera. Risposta telegrafica, Gesù Cristo è vivo, gli altri sono marciti. Requiescant in pace. Gesù Cristo è vivo. Gesù Cristo è vivo. Quindi noi con la fede diventiamo amici di Gesù Cristo e Gesù Cristo ci dona Maria come madre. Con loro facciamo il cammino della nostra vita. Tutto qua. Che poi Gesù Cristo è, non so come dire, poi lì, quando tu lo conosci, quando tu lo incontri, poi, non so come dire, poi, cioè il nostro rapporto con Dio, noi crediamo che i rapporti umani sono tante, i rapporti umani sono una bella cosa, specialmente quello fra marito e moglie, fra moglie e figli, fra fratelli, fra amici. I rapporti umani sono un'immagine della comunione divina, se sono, come si dice, proprio col cuore, no? I rapporti umani sono così. Ma tu pensa, che rapporti umani si coltivano, un'amicizia nel tempo matura, si approfondisce, eccetera, eccetera, gli amici della giovinezza, quando eri giovane, poi se uno ha fatto una vita insieme, anche due sposi, 50 anni insieme, cioè tutto bello, avere una storia alle spalle, è tutto bello. Ma noi questo lo dobbiamo fare con Gesù Cristo. Cioè, ma tu ti rendi conto che Gesù Cristo nel giorno del tuo battesimo è entrato in te, vive in te, poi con la prima comunione ti hanno insegnato, se ti hanno educato bene, a ricevere nel suo cuore, a parlarci insieme, con la cresima sei diventato soldato di Gesù Cristo, ti sei sposato in Gesù Cristo, tu l'hai coltivata questa amicizia o non l'hai coltivata? L'hai coltivato questo rapporto o non l'hai coltivato? E quello è il punto della questione, se non l'hai coltivato è morto, ma se tu lo coltivi nella preghiera innanzitutto, perché pregando entri in rapporto con lui, poi lui nella preghiera ti insegna come devi vivere, come devi comportarti, come deve essere la sua immagine. Allora tu nell'avanzare della vita
non so come dire, questa amicizia, questo rapporto diventa sempre più profondo, ma è quel rapporto che tu avrai in cielo per sempre, perché tu cosa credi in cielo di fare che cosa? Andare a giocare a non so come dire, a pallacanestro o a che cosa? No, no, figlioli cari, non siamo così. In cielo noi siamo sempre con Gesù, con Maria, con gli angeli, con i santi, nel cuore della Santissima Trinità, nella comunione d'amore. È una cosa fantastica. Allora, quello che tu sarai in cielo, cioè, figlioli cari, in cielo saremo con Gesù. Piaccia o non piaccia, a chi non piace va col diavolo, giusto? A chi non piace va col diavolo. C'è quel bellissimo romanzo di Charles Lewis, no? Che dice che quelli che erano all'inferno si annoiavano, hanno fatto una corriera per andare in paradiso. Ma quando che si avvicinavano alla montagna dove c'era Dio, ma lui dice, ma cosa fanno per vedere questo di qua? Ma come mai? Dopo che si erano quasi avvicinati, hanno deciso di tornare giù all'inferno perché il padre si annoiava. Cioè, voglio dire, questi siamo noi cristiani che ci annoiamo di cielo, Cristo di sulla terra, no? Allora, no, per dire che nessuno si, cioè, uno poi si degrada in modo tale che preferisce il diavolo a Dio, no? È una cosa, però noi qui su questa terra dobbiamo iniziare con Gesù, sempre più intima, che poi deve, che poi è quella che durerà per tutta l'eternità, perché non nel momento, perché io per esempio devo dire la verità, io non ho paura della morte, ma neanche dei miei peccati ho paura, ma neanche dei miei peccati, sono tantissimi, non ho paura, perché dico al Signore, scusa, li hai espiati? Se me ne ricordo uno solo, gli dico, l'hai espiato. È assegno, come dice, cambiare, c'è già scritto pagato sulla cambiare. Non c'è niente da fare. Neanche il peccato mi fa paura. Mi ha fido totalmente la sua misericordia. E gli chiedo, per cortesia, nel momento della morte voglio il tuo abbraccio. La morte e l'abbraccio con Gesù Cristo. Che tu in questa vita in lui hai creduto, è il tuo amico, l'amico del cuore, non c'è amico migliore di Gesù Cristo, è l'amico, è Dio, vuole la tua amicizia, ci chiede la tua amicizia, prendi la tua amicizia, ma tu dagli la tua, diamo la nostra amicizia, coltiviamo questa amicizia, lavoriamo per l'amico Gesù per portare le altre persone. Nel momento, intanto tutta la sua vita ti protegge come Dio può proteggere, io li cari. Cioè, pare che quando Dio protegge, non c'è santo che tenga. La protezione divina è la cosa, è la più grande sicurezza che possiamo avere nella vita, ha ragione il Papa. E lui che va in giro con. Sì, può dire tutto, sì, può dire lui, ma lui che va in giro con. Come si chiama quella roba lì? Giubbotto. Con il giubbotto di proiettile, quando sappiamo c'è il Gesù Cristo che mi difende, dice. Cioè, la provvidenza c'è che mi aiuta, va bene, perché guarda, quando Dio protegge, c'è niente da fare. Gesù Cristo l'ha preso quando era deciso dal cielo, prima non riuscivo mica a prenderlo. Là a Nazareth aveva già preso, già saluto giù dalla collina, lui passando in mezzo a rossi, scomparì. Ci voglio dire, non c'è niente da fare. Quindi, quando tu nella vita, noi nella vita abbiamo questa bella cosa di incrementare questa amicizia, che poi in eterno durerà per sempre. Cioè, noi in paradiso saremo sempre con Gesù. Qualcuno dice, per esempio Borges, sicuro argentino, poi hanno scoperto che proprio Francesco era il suo, perché quando Francesco coltivava molto l'amicizia anche perché il cuore si era passato in tarmo, no? Questo famoso scrittore, uno dei massimi scrittori dell'America. Oh, che noia in paradiso! Che noia, ma anche io se vi dico a voi, staremo tutta la vita insieme a Gesù. Ma tu pensavo che barba, non c'è più di ragione da vedere, qualche fattino di gente, sono cose di buono, di noia. Vi dico semplicemente questo. Voi, o in un momento di preghiera, o nel momento della comunione,
chiedete a Gesù: Gesù, fammi sentire una sola goccia del tuo amore, fai cadere nel mio cuore una sola goccia del tuo amore. Se per caso Gesù me la fa cadere, morite di gioia. Morite di gioia! È vero che San Giovanni della Croce scrive nel suo cantico: muoio per non poter morire. Quindi non mi venite a dire che vanno in paradiso. Voi coltivate l'amicizia con Gesù e lui vi dà una dolcezza che non potete immaginare. D'altra parte, perché molti che vanno a Medjugorje e poi vogliono tornare, sono così contenti? Torno contenti dentro, per quale motivo? Perché la Madonna ha fatto sentire una piccola goccia del suo amore. Ma la Vergine Mariana l'ha detto 100.000 volte, quella che poi nell'apparizione è quella che, diciamo così, sembra che crolli quando la Madonna va via. Dice: io quando vedo la Madonna non so più né se c'ho né marito, né figli, né le figlie, nessuno. Vorrei star sempre con lei. Io mi ricordo che una volta ero andato a vedere la partita di banca il 25 giugno a casa sua, c'era un sacco di gente. Mi ricordo che c'era anche Laurentin, che era lì vicino, che poi, fra l'altro, appunto, la Vergine Mariana con l'occasione ebbe una visione tremenda. Non so cosa gli ha fatto vedere la Madonna, ma non era uno dei segreti. Ha detto che dopo l'apparizione lei ha parlato in croato, poi c'erano vari traduttori, c'era anche Laurentin che ha parlato con lei personalmente, poi ha spiegato che ha avuto una visione terribile che dava scandalo, no? Vabbè, io ero lì dietro vicino alla cucina, Mariana esce, Ivanka esce e mi passa vicino, vedo che piange da pazzi. Io dico: mamma mia, cosa succede? Dico: qui. Poi, i primi tempi da un giugno, eravamo già abbastanza apocalittici. Adesso molto di meno, cioè sono più realista. Allora dico: ma. Allora dico: vado, insomma, ero lì da vista e dico: senti un po', Visca, ma mi è successo questo, cosa avrà avuto Ivanka? Visca, incuriosita, mi telefona. E lei, Ivanka, dice: no, piangevo perché adesso devo aspettare ancora un anno prima di vedere la Madonna. Io credevo che piangesse perché aveva visto chissà che cosa. No, piangeva perché deve aspettare ancora un anno per vedere la Madonna. Cioè, questi piccoli segni che vi dico è perché voi dovete capire perché la Madonna ci dice: vivete la fede nella gioia e annunciatela, raccontatela agli altri nella gioia, perché gioiscono anche loro. Cioè dobbiamo avere quell'amicizia con Gesù che ci dà la gioia della vita, o comunque la contentezza della vita. Ricordatevi, se non siete contenti dentro, dovete sforzarvi per esserlo, perché alla fin fine, quando c'è Gesù nella nostra vita, non c'è niente che ci deve togliere la pace. Neanche i peccati, neanche la morte di una persona cara. Sarà un dolore che poi Gesù guarisce, ma se c'è Gesù nella vita, dobbiamo capire che la sua presenza ci deve rendere contenti dentro, contenti di vivere, di essere al mondo, contenti che Dio c'è, contenti, una contentezza che ci dà agli altri. Dobbiamo conquistare questa gioia di Gesù e donarla agli altri, perché se no, scusate, cioè, voglio dire, se non c'è la gioia, non c'è niente. Se non c'è la gioia, vuol dire che la religione non è vera. Non c'è niente da fare. Se non c'è la gioia, vuol dire che la tua spiritualità è superficiale. Non è entrata, non ha messo le radici. Vuol dire che tu non ti sei confidato con Gesù, non hai dato i tuoi crucci. Ma quante volte la Madonna dice: date a me i vostri crucci, i vostri problemi. Io dico: ma ti do anche le fatture. E lei fa: pagale. No, ma
Ma però è una battuta, ma veramente anche quello, perché se no, scusate, non sarei così sereno se non sapessi che la Madonna c'è e fa. Cioè, so che la Madonna c'è e fa, ma questo vorrei dirlo a tutti, c'è la Madonna, c'è e fa per tutti. Ma io capisco che uno mi dice, un padellino mai mi manda di mettere la vicenda che devo... D'accordo, per carità, molti fanno i biglietti, sacchi di biglietti, e sacchi, io per vedere in Međugorje, 10, 15, 20 sacchi di biglietti all'apparizione. La Madonna li guarda, guarda, con un'occhiata li legge tutti. Sa che noi facciamo così. Però io dico, ma scusa, ma la Madonna è tua madre, eh? È tua madre, parlaci personalmente. Che poi che ci sia un due o tre che pregano insieme, meglio ancora, che gli altri pregano per te, una cosa buona. Ma tu, perché non ci parli personalmente? Parlaci personalmente, chiedi le grazie personalmente. Ma scusa, perché devi, non so come dire, sentirti un figlio, come dire, di secondo letto, di terzo letto? No, 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 siamo tutti uguali, Ma quello che dicono i veggenti, siamo tutti uguali davanti a Dio, Tu devi avere la medesima dignità, anzi, quelli un po' più capito? Quelli che si, come dire, magari sono dimessi, magari si credono poveretti, non sono quelli che Dio predilige. Quindi la bellezza è proprio questa, che cioè Dio ci ama tutti come se fossimo figli unici. Gesù vuole essere amico di tutti, mica di qualcuno, Vuole essere amico di tutti. La Madonna, lei ha detto, che lei due mesi fa ha detto, guarda che io sono madre di tutti, anche di quelli che non ci credono. Di tutti gli uomini, 7 miliardi quanti sono mai più, sono tutti i miei figli. Dice, sono tutti i miei figli, uno per uno, li cura tutti. Allora noi dobbiamo entrare in questa luce della fede che ci dà tanta serenità nella vita, ci dà tanta gioia. È bello alzarsi al mattino e dire, io dico, quando dico l'Angelus, con le poche volte che riesco a dirlo bene, perché dopo un Ave Maria dico alla Madonna, mamma mia, sono su stufo, mi fa male qua, mi fa male là, mi fa male su, mi fa male giù. No, poi, però quando dico l'Angelus, dico bene, dico, ma guarda te, dico a lei, tu da quel momento lì dell'Angelus fino al termine della sua vita hai tenuto duro, perché hai tenuto duro, dal momento dell'Annunciazione fino al Calvario non ha mollato mai. E io dico, tengo duro anch'io. Dico, tengo duro anch'io, capito? Ma io sto parlando, mica sto una malattia mentale, sto parlando con una persona viva. La fede te la rende viva. È talmente viva ed è talmente reale che tu senti nel tuo cuore l'effetto di tutto questo. Cioè senti la forza che ti entra, la motivazione che ti entra, la gioia che ti entra. È per quello che ogni giorno bisogna cominciare con la gioia. Perché? Perché tu pensa che Dio ti dà questo giorno perché tu lavori per Lui. Com'è bello! Cioè si ripensa tutto. È tutta una cosa meravigliosa. Questo è vero per tutti. Nessuno sia timido. Cioè Gesù ci vuole tutti per suoi amici, uno per uno. E la Madonna ci vuole tutti i suoi figli, uno per uno. E noi dobbiamo farli entrare nella nostra vita e vivere, cioè coltiviamo questa amicizia con Gesù, coltiviamo questa maternità di Maria nei nostri confronti, approfittiamone per chiedere grazie, per chiedere luci, per chiedere tutto, miracoli, tutto. Ma abbiamo questa grazia noi che crediamo e viviamo come se non l'avessimo, come i non credenti viviamo. Ma guarda che brutto, cioè noi viviamo come se Gesù e Maria non ci fossero. E questo offuscamento dalla fede che è grave, ma questo offuscamento dalla fede, sapete perché c'è? Perché non c'è la preghiera. Perché con la preghiera tu e Gesù e Maria diventano vivi, entrano presenti nella tua vita. Allora noi adesso concludiamo. Questa sera il messaggio che do a tutti, ma specialmente ai ragazzi che crescono, diciamo, Gesù è l'amico fidato, è l'unico amico fidato che hai, tienilo da conto.